buongiorno e benvenuti in un altro appuntamento della nostra rubrica Un giorno un fiore. Oggi vi voglio parlare di questi esemplari di piante chiamate strelizia. Sono esemplari che ultimamente sono molto presenti in quelle riviste o in quegli slogan dove vengono pubblicizzati alcuni prodotti, dove loro fanno da sfondo per coprire qualche ambiente spoglio, quindi vengono utilizzati soprattutto come decorazione. È una pianta molto di moda ultimamente, che viene utilizzata in quegli ambienti dove viene accompagnata da un vaso importante decorativo per creare queste scenografie un po' tropicali, un po' esotiche all'interno delle nostre abitazioni o in alcuni casi anche negli uffici. Sono esemplari che vivono in maniera naturale in posti dove fa molto caldo e c'è tanta umidità. Presentano questa struttura arbustiva nel periodo giovanile per poi raggiungere grandi altezze e formare un tronco e definirsi quindi come albero. Hanno un'infiorescenza particolare, in alcuni casi di color arancio, in alcuni casi di colore bianco latte, sorprendente per la particolarità della forma di questa infiorescenza e anche per a volte le sue grandezze. In natura si contano varie specie, alcune dal portamento anche un po' differente, soprattutto per la morfologia della foglia. La foglia è il fulcro centrale di questa pianta, poiché avendo una struttura, una composizione molto turgida, molto soda, con la forza della crescita, si caratterizza poi con degli squarci, degli spacchi, che sono propri della pianta, quindi non bisogna spaventarsi quando si vedono questi squarci nelle foglie, queste pieghe, queste zigrinature, poiché appunto la forza della foglia è così tanta che va in contrasto con la sua composizione, che è molto densa. Sono facilmente curabili in appartamento o all'esterno. L'accortezza principale è la luce, molta luce, hanno bisogno di moltissima luce per avere queste foglie molto sode e per avere comunque una crescita adeguata e normale. Il consiglio che do generalmente per queste piante, oltre la luce, è l'aggiunta di un buon concime in modo che possa farle crescere in maniera sana e forte. Sono piante che si sviluppano anche sottostantemente, nel senso che messe in un grande vaso o in piena terra, in un giardino o in alcune aiuole, producono alla base nel terreno dei rizomi che fanno anche espandere la pianta in maniera esponenziale, perché al di sotto da questi rizomi escono altre gemme, altri getti, quindi la pianta tendenzialmente è anche abbastanza larga, si allarga. Quindi più spazio gli diamo, meglio sta, più comoda si trova e più si riproduce. È una pianta molto particolare, bella e apprezzabile soprattutto per la grandezza e la maestosità delle foglie, quindi averla in casa ci fa vivere in una piccola giungla tropicale.